Si attende un afflusso di visitatori notevole dalle contee circostanti. Ovviamente speriamo di battere il record stabilito lo scorso anno dalla festa del Lancio nella vicina Votri. Signore e signori, qualcuno mi ha chiesto cos'è di speciale la festa del cervo e credo di poter riassumere così. Amicizia e senso della comunità. La grande festa è in arrivo, ma cerchiamo di trattenerci fino a domani e passare la notte tutti interi, ok? Ce l'ho io. Qualcuno verrà a prenderla al momento giusto. L'ha detto Thomas, l'ha scritto. La sicurezza è essenziale. Il mio compito è tenerla al sicuro sotto la luce. Sempre alla luce. La luce, la luce, la luce. Le pagine del manoscritto erano scomparse. Le aveva prese l'agente dell'FBI. Mi sembra quasi di avere della merda in bocca. Oh, aspetta. Siamo in prigione adesso? Oh, Al, non va affatto bene. Hai colto nel segno? Non verrò mai più. Devo parlare con la Weaver. Lei è quella nella canzone, la signora della luce. Chi? La vecchia pazza? Come vuoi tu, Alma? A che siamo gioco sta bloccati giocando, qui. Non ci lasceranno. Shh, interrogato Alan. Avevo delle cose da leggere, sceriffo. E mi lasci dire, è stata una lettura interessante. Beh, ora sei mio, Raymond Chandler. È tutto qui, tutte le prove, compresa la cospirazione per l'assassinio di un agente federale. Non uscirai mai di qui. Mi hai sentito, Brett Easton Ellis? Agente, voglio parlare con un suo superiore. Tutti vogliamo qualcosa, sceriffo. Io vorrei il mio... Guardi, adesso non è possibile. Agente Nightingale, insisto. Wake, cosa c'è? Donna, sei stupida? È un trucco, ovviamente è un trucco. Ok, io non ne posso più di questa merda. Wake, ora mi fiderò di lei. Stai scherzando? Agente Nightingale, la sua opinione conterebbe di più se lei fosse sobrio e se credessi davvero che sia qui in veste ufficiale. Wow! Torna in quella cazzo di cella, Stephen King. Per uscire di qui dovrai passare sul mio Un momento. Io so cosa... Oh mio Dio! Luce, ci serve luce. È l'unico modo per combattere questa cosa. Nel mio ufficio. Le sue cose sono lì. Andiamo. Ehi, senza luce siamo come pesci in un barile. Calma, attiviamo il generatore d'emergenza. Ecco le sue cose. Wake, cosa devo sapere? Che vuole che faccia? Nella luce sono vulnerabili, solo nella luce. Devo trovare Cynthia Weaver. Lei può aiutarmi a fermare tutto questo. Luce. Ok. Cynthia vive nella vecchia centrale elettrica dismessa. Con l'elicottero dei soccorsi posso portarla là in un attimo. Su, torniamo dal suo amico. Wheeler, lei deve restare qui. Cosa? No! Noi andiamo all'elicottero, ma ho degli amici che vanno avvertiti e non posso essere in due posti insieme. Mi serve il suo aiuto. Beh, ok. Qui c'è una lista di numeri di telefono. Deve chiamarli con questo messaggio da parte mia. Night Springs, ok? Loro capiranno. Night Springs? Come lo show in TV? Capito. Ah, il tipo della radio è sulla lista. Main. E chi è Frank Brecker, un parente? Mio padre. Ehi, cos'è? Una specie di società segreta? Può farlo? Sarà al sicuro qui. Ho attivato l'energia di emergenza. Queste persone devono essere avvertite. Ma tornerete a prendermi, vero? Appena l'elicottero sarà pronto. Le sono grata, Wheeler. Ok, andiamo, Wake. Dal retro!
No, chi ha preso Nightingale deve aver manomesso i comandi del cancello. Da qui non si può raggiungere il quadro comandi del cancello. Dobbiamo passare da te. Vado io. Una volta di là aprirò il cancello. Lei stia qui alla luce e mi copra, sceriffo, ok? Ehi, sceriffo, la sua password, Night Springs, che cosa significa? È uno stupido scherzo dei nostri. Diciamo sempre che quel telefilm è ispirato a Bright Falls. Questa città, a volte, è piuttosto strana. Mai come adesso, però. Deve riparare il quadro comandi danneggiato. Oh! Non sono un elettricista, un attimo! Vai! Diavolo, che male! Vicino. La prima fermata è il municipio. Le chiavi dell'elicottero sono lì. Voglio delle spiegazioni, sa? Per esempio, che diavolo è successo a Rose? È proprio messa male ora. Quello che penso sia successo a me dopo il mio arrivo. In quella settimana che ha cancellato? Ah, ora me ne ricordo.
York sono più educati. Wake, da questa parte, qui c'è luce! Ho la chiave, mi guardi le spalle. È un'imboscata! Andiamo, Wake. Ok, hanno fatto casino con la cassetta dei fusibili, ma lei può sistemarla mentre cerco le chiavi. Sono già stato fulminato una volta. Che ne dice se io cerco le chiavi e lei prende la scossa? Il messaggio era di Barry. Era alla stazione ed era preoccupato. Voleva facessimo in fretta. Ok, sceriffo, ho le chiavi. Barry? Perché non è qui dentro? Oddio. Barry! Attento! Barry, muoviti! Barry! È riuscito a entrare, Wake. Sta bene.
L'ingresso è bloccato. Alan, facciamo il giro. Possiamo incontrarlo sul retro. Passiamo dalla libreria. Ehi, Wheeler ci aspetta. Cosa succede? Abbassate il volume o chiamo lo sceriffo. Oh, dottore, ci penso io. Non si preoccupi. Sara, era ora che qualcuno si facesse vivo. Tutto questo sparare in aria è da idioti. Prima o poi ammazzeranno qualcuno proprio durante la festa del cervo. Lo so, torni a dormire. Non ha tutti i torti, Wake. È davvero troppo per questa città. Vogliono me. Prima me ne vado, prima potrete tornare alla vita di tutti i giorni. Spero che abbia ragione. Su, mi aiuti ad aprire la porta. Un attimo, ha le chiavi della libreria. I vantaggi di uno sceriffo. Devo poter circolare, no? Stanno approfittando della sua presenza, Wake. Ho sentito che vendono un sacco dei suoi libri su Alex Casey. Ora come ora, non amo molto ciò che scrivo. Non vedo Barry. Guardi, Wake, che sia lui. L'elicottero è da quella parte. Darò una strigliata al pastore Howard per questa serratura. Gli avevo detto di farla riparare. Arriva il lavoro fisico. Facciamo una pausa. Acidi grassi omega 3 fanno bene al cuore. Andate via! Ho detto di no! Ok, è aperto. Andiamo, Wake. Wow. Stanno accese tutta la notte alla vigilia della festa del cervo. Perché? Beh, è una tradizione. Ci siamo quasi. Per arrivare al parcheggio si passa dal seminterrato. Già, passare per la cripta è sicuramente un'ottima idea. Thank you.
chiamato il 911! Ehi, quello ha visto la luce, eh? Non vi è piaciuta? Che pubblico esigente! Beh, ne ho molte altre! E perché le luci di Natale? Per protezione, no? Come l'aglio contro i vampiri. Vampiri. L'elicottero è appena dopo il parcheggio, sulla collina. Forza! L'Emporio di Bright Falls al momento è il posto che preferisco al mondo. Vedete, questa lampada è come un superpotere. Basta che li guardi e muoiono. E il mio occhio fiammeggiante di Mordor. Vorrei non averlo detto. Già. Ehi, anch'io ne voglio una. Era l'ultima. Bastardo. Ci abituerò mai. L'elicottero è più avanti. Ci metterò un po' a prepararlo al decollo. Non mettiamoci troppo, voglio andarmene. Non la riprenderai mai. Beh, in fretta, io li tengo a bada. Oh!
bersaglio. Mi porti dalla Weaver, sceriffo. Stai rischiando grosso per una vecchia pazza di campagna, Al. Spero non ti stia sbagliando. Possiamo dire addio a questa città. Immagino che a New York siate abituati a situazioni così difficili. Già, la città è un campo di battaglia. King Kong, alligatori mutanti, Alex Casey che spara in giro tutti i fine settimana. Pensi, fino a qualche giorno fa non avevo mai tenuto una pistola. Oh, mio padre faceva il poliziotto là. Racconta delle storie pazzesche. Roba come questa? No, no, roba pesante, ma normale. Come nei suoi libri, Wake. Lo prendevo sempre in giro dicendogli che era come Alex Casey. Mi ha letto? Oh, certo. Lei è un ottimo scrittore, un po' esagerato nelle metafore, forse. Non me l'aveva mai detto nessuno. Stiamo arrivando alla centrale elettrica. Vedete quell'edificio illuminato? E quella è la diga, più in là, lungo il fiume. Non posso atterrare qui. Scenderò sulla strada al di là del fiume. Mi porti là, sceriffo.